fare sport non devi fumare, il tuo fisico ha voglia di frenare, è un bel piacere, è come andare al mare, dopo non hai voglia di tornare, se è una bella cosa ti deve interessare, ma con lo sport non ci puoi mangiare, guardati il basket farai successo, come dicono a scuola che si è ammesso, il tuo sport non devi rinunciare, trovi tanti allenatori disposti a farti migliorare, hanno voglia che dimostri un giusto atteggiamento, pazienza non diventiamo dei mostri, fatti esercitare meglio con un amico, basta che sia il compagno quello fico, fai la stessa cosa anche per lui, se ci riesci diventi proprio un mito, la cosa che devi fare è arrivare in orario, altrimenti vai a fare il letterario, se fossi Russell Westbrook saresti un milionario, dopo vedresti come aumenta il tuo vestiario. Se puoi scendere in campo devi dare tutto l'onore che puoi, con la fatica, la forza, la mentalità, guarda come sento i gol della curva sud, così il match come la fa, nel cuore devi avere sempre la sportività, anche se qualcosa non va a favore tuo, non ascoltarti fuori, e la maggior parte dicono solo parole al vento per te, è una fortuna fare sport, ma la prima cosa che devi apprendere è avere la sportività, testa devi avere la sportività, la sportività, la sportività, la sportività. Se sei stanco di stare in panchina, datti da fare, vedrai che in campo ci puoi stare, impara a palleggiare con tutte e due le mani, fallo sia con la destra e la sinistra, ripetilo 20 volte che l'esercizio verrà bene, metti il turbo ed inizia a correre, vedrai che la prossima partita ti vedranno risorgere, dopo il palleggio si passa al tiro e quando avrai finito potrai tirare un bel sospiro, non è più un casseggio quando sali di livello, la cosa si fa più seria, basta che non metti in confusione il tuo cervello, hai un fisico bestiale, sei come un aquilone, in difesa continua a muovere le gambe, una partita ti va male, non sbattere sul tevere, basta che la vita sarà infinita, se rimani troppo fermo non sarai un difensore, non chiedo nemmeno di fare l'aggressore, se no purtroppo rimarrai un amatore. Perché se puoi scendere in campo devi dare tutto l'onore che puoi, con la fatica, la forza, la mentalità, guarda come sento i cuori nella curva su, godendo il match come la fa, nel cuore devi avere sempre la sportività, anche se qualcosa non va a favore tuo, non ascoltare i tifosi, e la maggior parte dicono solo parole al vento per te, è una fortuna fare sport, ma la prima cosa che devi apprendere è avere la sportività, mettici pure l'abilità, mostra di essere sempre corretto, ma devi apprendere sempre il primo concetto, se il numero uno non ti batte nessuno, hai un fisico di un animale, anche se è virtuale, anche se è virtuale. Per fare la partita prima regola i canestri, stai tranquillo, ci pensano i maestri, raccogli i tuoi compagni e fate due squadre, divertitevi e chi vinca il migliore. Yeah, scere. Bello frate, adesso famo se la partita a basket, bitch.